Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ha illustrato i dettagli nella conferenza stampa sull'operazione antimafia Maestrale Cartago, che ha portato ad 81 arresti. Ha detto: si è concluso un lavoro molto importante che ha riguardato la provincia di Vibo Valentia. Riteniamo quindi che ci sia un'andrangheta di serie A pervasiva che controlla tutto. Diciamo l'epicentro di questa indagine ha riguardato i comuni e i locali di 'ndrangheta di Mileto e di Zungri. Questo epicentro di famiglie di 'ndrangheta, per noi di serie A, per sintetizzare e usare un termine calcistico, sono andati a concentrarsi non solo sulla estorsione, sulle varie estorsioni della ristorazione degli alberghi diciamo di prestigio della Costa degli Dei, ma anche tutti gli appalti per quanto riguarda la fornitura delle mense dell'ASP di Vibo Valentia. Un altro dato che ci ha impressionato, per farvi capire qual era il controllo del territorio, anche l'imposizione del prezzo del pane. Nessun panificio poteva permettersi il lusso di abbassare il prezzo del pane a sotto i 2,50 euro. Nel corso della conferenza stampa il procuratore è intervenuto anche sull'omicidio di Chindamo. Questa donna uccisa il 6 maggio del 2016. Noi da allora che non molliamo su questo omicidio, perché per noi era importante, sono tutti importanti scoprire gli omicidi, come anche riteniamo di aver fatto luce, di aver fatto chiarezza oggi anche sull'omicidio Corigliano, avvenuto il 19 agosto del 2013, che è la risposta dell'omicidio mesiano avvenuto il mese prima. L'omicidio di questa donna, che è successivo di un anno suicidio di suo marito puntoriero, che si è ucciso l'anno prima, e questa donna è stata uccisa esattamente un anno dopo, quando si è permessa di postare le foto col suo nuovo compagno, dopo due giorni d'aver postato queste due foto col compagno, è stata uccisa. Ma è stata uccisa in un modo davvero inumano, se può essere usato questo termine, perché è stata uccisa in un modo tragico. È stata data in pasto ai maiali, e dopo i resti di quello che hanno lasciato i maiali sono stati macinati con un trattore cingolato, proprio per far sparire ogni traccia del corpo di questa donna. Quindi, oltre alla ferocia dell'omicidio, anche la malvagità, il senso, la cattiveria, l'accanimento sul corpo e sui resti del corpo, proprio per sottolineare quello che la donna, seppur vedova, non avrebbe dovuto fare o dovuto pensare.